Salve cari amici, eccoci qui il vostro Saiuz. Vi aspettavate la trasmissione Grilli per la testa questa sera, proprio l'orario, quell'incontro settimanale che facciamo con questa trasmissione Grilli per la testa condotta da Marco Grilli. Oggi non va in onda, avremmo dovuto mandare una replica, però invece di mandare una replica io ho preferito entrare in onda, andare dal vivo da solo. Perché da solo? Perché voglio parlarvi di alcune cose. Innanzitutto ringraziare tutti i nostri amici, i nostri fans, tutte le persone che ci seguono assiduamente e sono tantissimi, vi posso garantire. Tutti gli amici che ci hanno seguito nel nostro ultimo sforzo in diretta che abbiamo fatto in esterna, diciamo, perché eravamo in esterna sabato scorso dal teatro di Castelfranco Veneto, quel bellissimo, diciamo, manifestazione che si è tenuta del premio Prunola, dove Radio Saiuz era la radio partner e ha mandato tutta la trasmissione in onda. Insomma, ci siamo permessi appunto di fare anche dei testi in video. Qualcosa è riuscito, qualcos'altro no, chiediamo scusa delle volte se trovate, avete visto, ascoltato la doppia voce, sei un eco che arrivava o qualcosa del genere, però erano dei test che abbiamo voluto fare perché sono molto importanti. Comunque, chi volesse rivedere oppure vedere per la prima volta questa manifestazione, il premio Prunola, lo può trovare bello pulito, tutto fatto per bene, eccetera, preparato per bene sul nostro canale YouTube, quindi senza nessun problema ve l'ascoltate e non c'è il doppio audio, non ci sono i problemi, insomma, che dal vivo molte volte si riscontrano. Volevo raccontarvi delle nostre avventure che stiamo portando avanti, che proseguono con le nostre trasmissioni, perché molte volte chi ci segue rimane male quando una nostra trasmissione, una nostra diretta non va in onda perché per vari motivi. Ci possono essere motivi tecnici, ma anche motivi dovuti diciamo, alla mancata presentazione dell'ospite, come questa sera alle 18 Grilli per la testa sembra che doveva avere un ospite e alla fine non c'era più. Però non è detto che non si va in onda, non si va in diretta. La diretta è molto importante per me, per come la vedo io, perché la diretta è un modo per sentirmi vicino a voi, insomma, per stare con voi. È un modo, ecco, come se fossimo seduti veramente al bar, molte volte lo diciamo, no? E io vi parlo e voi potete anche rispondermi, perché attraverso le nostre chat potete tranquillamente risponderci, sia la chat sul sito radiosaiuz.it, ma anche su Facebook, perché sapete benissimo che quando noi andiamo in diretta con tutto il network. Anzi, io chiamo un attimino il regista, perché non sono io il regista questa sera, la regia a Modena, Ugo Testa di Caso, il nostro grande Ugo, e insomma che ci fa un po' la lista della spesa. Caro Ugo, se ce la fai questa lista mi farebbe piacere, ma non perché mi sono dimenticato, anche perché è un modo carino per tirarti in ballo, no? Cari amici, volevo solo dirvi che se volete potete pormi delle domande oppure mandarmi un vostro saluto attraverso il chat del sito, sulla chat di Facebook, ma anche in WhatsApp. Basta mandare un WhatsApp al 393 78 80 195, io lo ricevo direttamente e lo possiamo leggere. Mandatemi anche dei commenti, cosa pensate di questo network di RST Saiuz, soprattutto per chi ci segue da tantissimi anni sa benissimo che ha avuto diversi nomi. Ma adesso non voglio tirarla per lungo. Ugo, facci la lista della spesa e poi ritornami la. Anzi, no, fai la lista della spesa e poi, se vuoi, puoi mandare un brano se ce l'hai pronto, se no mi ripassi la parola. Oh, ti ringrazio, caro nostro grosso e grande Saiuz, come direbbe il buon Gianluca.
io vado in video, Ugo, ricorda. Esatto. La faccia. E non solo quella. La faccia. E non solo quella. Ok, io ti ringrazio per avermi passato la parola. Come dico ormai da diverso tempo a questa parte, Radio Science, il circuito di Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio, tra cui quelle storiche sue che sono appunto Radio Science e Radio Science Classiche. Ci sono, anche se io non le nomino spesso. Inoltre ci sono pure Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre, come ha già accennato, ha già informato il buon Science, c'è la nostra pagina Facebook di Radio Science con la chat aperta, che è sempre aperta. Io rinnovo quanto detto da lui, consiglio di scrivere, di porre tutte le domande, i quesiti del caso. Inoltre ci si può seguire anche sulla nostra pagina, sul nostro sito, che è la pagina www.radioscience.it. anche lì la chat è aperta, mi raccomando, scrivete, non abbiate paura, timore, che Science non vi mangia, ha già mangiato. Ricordo inoltre il nostro media center a www.sciencemedia.it. basta entrare come login, basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e si entra nel vasto mondo dei vari programmi che fanno parte o che hanno fatto parte appunto del circuito di Radio Science. Quindi, come dico sempre, se per caso qualcuno si fosse perso qualche puntata, può tranquillamente recuperarla da lì. Inoltre è già uscito da una decina di giorni le nostre news a www.sciencenews.it. Questo è il terzo numero, il numero di aprile, mi raccomando signori, leggetelo. Attenzione Ugo, attenzione, ti interrompo, il quarto numero di quest'anno. Azzo! Sarebbe il quinto da quanto è nato. L'anno scorso a dicembre abbiamo fatto il numero 0, poi gennaio il numero 1, febbraio il 2, marzo il 3 ed aprile il numero 4. Seguiamo i mesi, è un mensile. Giustamente. Grande, grande Ugo. Vabbè, ti perdono questo, diciamo, piccolissimo errore, ma non è dovuto a un attimo di distrazione, vero? Esattamente. Ma anzi, invogliamo i nostri amici ad andare su sciencenews.it, a leggere le nostre news, perché è una vera e propria rivista, cari ragazzi, cari amici, eh? Non è una cosa fatta così giusto per farlo. Ci sono scritti articoli di diverse persone, come scritti di Antimafia 2000, oppure Martino Ciane, giornalista di Rete 3 DGS, che ci parla di libri, ci parla di cultura, oppure articoli scritti da tanti amici, insomma, che hanno trasmissioni con noi, come per esempio Miro Cortini, che ha la sua trasmissione ogni due lunedì, oppure anche di Giovanni Sniaulin, per esempio, che anche lui, insomma, ogni due lunedì fa la propria trasmissione qui con noi in diretta. Scritti vari, Luca, per esempio, non poteva mancare Luca, insomma, se vi ricordate bene, Luca è l'ideatore, il conduttore di Social Evolution, non mi sbaglio, Ugo, si chiamava così la trasmissione, che a un certo punto non ti sbaglio, non è andata più, non mi sbaglio, perché è una bella trasmissione dove noi ci permettevamo di intervistare, anzi Luca, di portare in trasmissione personaggi del mondo di Facebook, dei social network, insomma, ponendogli domande, ma personaggi dove avevano queste pagine su Facebook che ottenevano un bellissimo successo, insomma, cosa che noi non abbiamo ancora come Radio Science, perché siamo appena a 1315 mi piace. Quindi io dico a tutti gli amici, andate lì, cliccate mi piace, ma non perché mi piace, perché mi piace a Science, ecco, cliccate solo perché piace a Science. Ugo, continua, dai, scusami l'interruzione. Abbiamo perso Ugo in questo momento? Non, no, lo sento più. No, non sentivo, per un attimo non ho sentito nulla. Qualcosa di strano. Capita. Che è qualcosa molto molto strano, ma capita in rete. No, dicevo, se hai qualche altra cosa da dire, dilla adesso o taccio per sempre. Ho un brano. Ho un piccolo brano in realtà.
Bellissimo, allora vai col brano perché dopo, anzi ricordiamo agli amici prima del brano perché sento una voce arrivare sotto, diciamo ai nostri amici, questa trasmissione così è stata inventata sul momento, buttata lì, perché la trasmissione che doveva andare in onda, Grilli per la testa, questa sera non è potuta andare per la mancata presenza dell'ospite, da quella che ho capito. Quindi siamo andati noi senza mandare una replica, anche perché fare due chiacchiere con voi ogni tanto il vostro Sais non mi piace, soprattutto chi mi segue, segue la rassegna stampa, insomma, che faccio tutti i giorni, tre volte al giorno, più il settimanale la domenica. Ugo, vai col brano e poi dopo mi ripassi la palla, come si suol dire. Certamente. Ecco, quel brano. Togli il mio video, quando mandi. Ma ovviamente, ma ovviamente. Buon ascolto. Grazie Ugo, grazie di aver mandato questo bellissimo brano. Poi mi direi chi te l'ha passato, perché l'ho ascoltato con non proprio con vivo interesse, lo posso dire con vivo interesse, però sono brani che mi piacciono, brani dolci, insomma, che si lasciano ascoltare. Posso dirtelo sì. Anche adesso, se vuoi. Ma certo. Anche è stato il buon Gianluca. Salutone al nostro carissimo Gianluchino. Esattamente. Moncusino, che ha fatto una bellissima performance presentando il nostro network sabato scorso, appunto nella manifestazione il premio Prunola. Allora, ciao Gianluca, volevo salutare anche Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, prima compariva anche il suo nome sotto RSTV Studio News 24, ma in questo momento non c'è il caro Massimo, lo troverete alle 19 con la trasmissione in diretta Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, quindi non vi staccate da noi e seguiteci. Quindi dopo questo brano, dopo la chiacchierata, dopo che vi ho esternato alcune cose molto importanti che ci tenevo del nostro network, io passerei un attimino a parlarvi di alcune cose, sono notizie maggiormente, notizie che ci riguardano perché sono notizie di cronaca. Per esempio abbiamo il discorso sul governo, si fa o non si fa sto benedetto governo, cosa fanno? Salvini dice ho vinto io, Berlusconi ha vinto io, Di Maio dice ho vinto tu, ma secondo me, cari amici, non ha vinto proprio nessuno, per il semplice motivo che nessuno ha raggiunto il quorum del 50+1. Secondo me vince veramente chi può andare a governare col 50+1%, che ha la maggioranza dei parlamentari, dei senatori e può portare avanti un governo, le sue riforme, le sue leggi. Questo vince. Ma fino a quando ci saranno partiti
che raggiungeranno anche il 30-35%, oppure come il Movimento 5 Stelle, che ha avuto un grandissimo successo, perché il successo maggiore l'ha avuto il Movimento 5 Stelle, perché è partito unico, movimento unico che si è presentato, mentre tutto il centrodestra, erano Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, hanno ottenuto più voti del Movimento 5 Stelle, sono risultati prima, però sono in tre, cari amici, quindi se andiamo a dividere i voti di questi tre partiti noterete, insomma, vedrete come ci stanno prendendo per i fondelli, insomma, si fa o non si fa. A questo punto il nostro Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che facciamo un secondo giro giovedì e venerdì di consultazioni, però ha invertito, si è stato invertito l'ordine dei partiti che intervenivano, andavano a discutere col nostro Presidente, perché prima ci saranno i partiti e poi i presidenti. Ci saranno tutti i gruppi politici, saranno appunto consultati nelle giornate, e il penultimo a essere consultato sarà proprio il centrodestra unito, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e ultimo proprio il Movimento 5 Stelle. Però la linea del Colle, la linea del Presidente della Repubblica, resta in questo caso quella di non dare incarichi al buio. Di Maio, insomma, ha espresso un suo pensiero qui, ha detto sì, un premier terzo con un mio passo indietro, cioè, non avrebbe peso in Europa. Forse ha ragione il nostro Di Maio a dire una cosa del genere, perché la forza di uno Stato è quando un partito che vince le elezioni ha la maggioranza. Perché vuol dire che quel partito ha un peso politico, vuol dire che la maggioranza della gente gli ha dato mandato, ecco. Chiedo scusa, ci sarà una chiamata in linea ma non posso rispondere in questo momento, chiedo a chi si sta chiamando di che non posso andare in diretta, chiedo un attimo venia. Per semplice motivo che non si può questo è il bello lavorare, il bello della diretta esatto, è proprio il bello della diretta. Comunque, ritornando a noi, il Quirinale quindi ha convocato questo secondo giro di consultazioni appunto per questo giovedì e venerdì. Come vi dicevo prima, in questa circostanza si partirà con i partiti e si chiuderà con le alte cariche istituzionali. E giovedì chiuderà appunto l'incontro del Movimento 5 Stelle, il centrodestra andrà unito. Però, se avete fatto caso in questi giorni, c'è stato il solito e classico giro di valzer di ho vinto io, hai vinto tu, hai perso tu, ho vinto io, faccio così, ti voglio qua, ti voglio con me, no, tu mi porti là. Cioè, fate caso, è come se ci prendessero per i fondelli continuamente, senza nessun pudore. Io spero soltanto una cosa, e ci spero tantissimo, che il Movimento 5 Stelle riesca a formare il governo, ma che sia il Movimento 5 Stelle senza il centrodestra. Perché il centrodestra, cari amici, era come il PD, se vi ricordate, è stata al governo. Abbiamo avuto ministri importanti della Lega. Che cosa hanno fatto? Nulla. Dove hanno portato la nostra patria, la nostra Italia? Hanno portato anche loro, hanno contribuito a portarci in mezzo a una strada. Ecco dove ci troviamo. Non parliamo del PD, del centrosinistra, insomma, perché sarebbe da dire tantissime cose, ma non voglio soffermarmi su questo, perché poi in fin dei conti giustamente il popolo lo ha punito. Quindi inizierà sto giro di valzer di nuovo, e ci saranno articoli, ci sarà la televisione che ci bombarderà di nuovo con informazioni, tutti i dialoghi, vedrete tanti esperti che si non dico accaviglieranno, però che si accavalleranno all'interno di trasmissioni.
E quelle trasmissioni lì, secondo me, io quando me le guardo come se vedessi un film di Ridolini o un film di Totò. Cioè, vedo, mi fanno solo ridere questa gente. Voglio passare a un altro articolo. Questo articolo però riguarda Israele. Perché? Perché Israele, sappiamo benissimo che Israele è la nazione dove è appoggiata molto dagli Stati Uniti d'America, però Israele è una nazione dove non segue i dettami del suo Dio, di un Dio, anche se devo dire gli ebrei sono quelli che poi hanno fatto uccidere Gesù Cristo, lo dico ai cristiani e ai cattolici, quindi... in Israele c'è stato un cecchino che ha colpito un palestinese disarmato e i commilitoni di questo cecchino hanno esultato. C'è il video che è finito in rete. Il ministro, sapete cosa ha detto? Meriterebbe una medaglia. Il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman ha elogiato il soldato che era stato ripreso in un video mentre sparava un palestinese sul confine con Gaza, venendo acclamato dai militari intorno a lui che insultavano anche l'uomo colpito. Io posso dire soltanto una cosa a questo militare cecchino che ha sparato a questo palestinese: mi fai schifo, mi fai schifo. E mi fate schifo tutti voi militari israeliani che avete esultato perché è stato sparato a una persona, è stato ferito una persona. Perché non è quello che voleva nostro Signore, se voi ci pensate un attimino. Poi state occupando tutta la Palestina, i palestinesi li state buttando in mezzo al mare, in mezzo alla strada. Ma cosa volete di più? Avete occupato tutto, avete fatto un muro, state sfruttando questa povera gente. Non vi vergognate? Io mi vergognerei, ma mi vergognerei tantissimo. L'articolo lo trovate sul fattoquotidiano.it, che è, e volevo appunto continuare a leggerlo. Per Lieberman, cioè il ministro della difesa israeliano, il cerchino dovrebbe ricevere una medaglia. E hai detto, e chi ha filmato dovrebbe essere retrocesso. Lo ha affermato il ministro ai giornalisti. L'esercito di Israele ha confermato l'autenticità del filmato, affermando che esso risalga al 22 dicembre, e si è stato girato dopo scontri e avvertimenti da parte dei soldati. I palestinesi invece hanno affermato che il filmato, che ha destato indignazione e clamore online, mostri come i palestinesi vengono colpiti mentre non costituiscono minaccia per i militari. Il video, mentre Israele ha fatto più volte sapere, ha fatto più volte ricorso ai cecchini, perché se vi ricordate anche in queste manifestazioni che ci sono state, Israele ha messo 100 cecchini a sparare addosso ai manifestanti, non ci dimentichiamo. Che questi cecchini hanno sparato contro persone che marciavano per il ritorno a Gaza. Questo ha sollevato anche forti polemiche, addirittura con i palestinesi che hanno chiesto alla Corte Penale Internazionale, hanno fatto ricorso. Quindi guardiamoci bene, un militare spara a un uomo disarmato, un cecchino. Gli altri militari esultano e il ministro della difesa di questo paese dice che quel militare deve avere una medaglia. Vergognatevi, dovete solo vergognarvi. Passiamo a un altro articolo che riguarda casa nostra, purtroppo. Ci siamo abituati ormai. Anzi no, Ugo, prima di questo articolo puoi mandare un brano
così di un paio di minuti, in modo che poi dopo, perché cambio completamente argomento e quindi vorrei un attimino staccare. Certamente. Cari amici, ci vediamo, ci ascoltiamo e ci vediamo, perché Saius ci mette la faccia, chi siamo sulla web TV, io ci sto mettendo la faccia parlando con voi, cari amici. Vai col brano. Buon ascolto. Bene, cari amici, cavi amici, stavo facendo la V signorile, carissimi amici di Radio Science, il vostro Science è qui che vi sta cercando, almeno sta cercando di tenervi compagnia con alcune informazioni. Ho fatto mettere un piccolo brano musicale appunto per staccare il tipo di notizie, perché adesso parliamo di notizie di casa nostra. Quindi prima abbiamo parlato di una notizia che mi ha sconvolto, personalmente sconvolto, e mentre adesso parliamo di un qualcos'altro. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Saiuz, RST Saiuz Pianeta Oggi TV. Ci potete guardare perché il vostro Saiuz va in diretta, va in video, perché ci mette la faccia quando parla. In video sia sul sito radiosaiuz.it sia sulla pagina Facebook, quindi... guardatemi. Se volete invece ascoltare solo la mia voce, la mia soave voce, ecco, ci ascoltate sulle web radio del network. Vi ricordo anche che da primo di aprile è già uscito, 10 giorni che è uscito sono uscite le news, saiuznews.it. Vi ricordo di andare sul nostro media center saiuzmedia.it. E basta entrare con la parola ospite senza nessuna password, siete dentro, dove troverete tante TV regionali da potervi guardare e gustare, ma anche tutta l'offerta del network RST Saiuz. Ritornando a bomba a noi, cari amici, se c'è qualcuno che vuole scrivermi, può farlo sulla chat del sito, sulla chat di Facebook, può mandarmi al 393 78 80 195 un WhatsApp, insomma potete farmi, mandatemi anche a, non dico a quel paese, ma mandatemi i vostri saluti, ecco. Bene, ritornata a bomba, date che alle 19 andrà in onda la nuova puntata in diretta di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Voglio dare alla regia di Modena la possibilità di prepararsi, quindi questo è l'ultimo articolo che vi leggerò, insomma, questa sera in questa trasmissione, che vi ricordo è andata al posto di Grilli per la testa. Grilli per la testa per problemi dovuti alla mancanza di presentazione dell'ospite, che non è potuto essere presente. Per non mandare una replica siamo andati noi. Meglio così, ci siamo.
Allora, a Milano ci sono stati tangenti nella sanità. Si parla, vi ricordo sempre che questi titoli io li trovo sul fattoquotidiano.it, si parla di 4 primari e un imprenditore che sono stati arrestati. Nell'intercettazione addirittura dicevano il Pini è l'ospedale più facile. Insomma, quote della società di cui erano soci occulti e i relativi utili come sponsorizzazioni per la partecipazione a programmi televisivi, contratti di consulenza, royalty per la vendita di prodotti sanitari oppure pagamenti delle spese per la partecipazione a congressi, ma anche promesse di prestiti o addirittura la sistemazione per i figli. Cioè, ma queste le mazzette, secondo gli investigatori, per i camici bianchi. Quindi la sanità milanese ripiomba nel baratro delle bustarelle, dei favori, delle manovre, appunto per far pressione sui politici con dei regali. E poco importa che i camici bianchi finiti nel mirino della Procura di Milano, si legge nell'articolo, guadagnassero fino a 300.000 euro l'anno, quando noi abbiamo pensionati che devono vivere con anche con 280 euro al mese, con 500 euro al mese, chiedevano e ottenevano, svendendo la loro funzione, in un caso anche a scapito della salute dei pazienti. Si parla di quote della società di cui erano soci occulti e i relativi utili, come le sponsorizzazioni, come dicevamo prima, per la partecipazione a programmi televisivi, contratti di consulenze, royalty, addirittura per la vendita di prodotti sanitari, pagamenti delle spese per la partecipazione a congressi, ma anche promesse di prestito, addirittura la sistemazione per i figli. Io qui ritorno, sempre alla sistemazione dei propri figli. Insomma, avevano questa forma tangenti versata a 4 primari e un direttore sanitario che in cambio appunto favorivano l'acquisto dei prodotti, soprattutto prodotti ortopedici, delle società di un imprenditore di Monza. Senza contare ovviamente i regali come una borsa di Louis Vuitton, neanche tanto gradita, oppure un cesto natalizio, insomma, e tante altre cose. Quindi ritorniamo di nuovo con le tangenti alla sanità. Ma quant'è che finiremo con queste tangenti? Quando finiranno queste schifezze? Cari amici, molte volte voi, la maggior parte, tutti, no? Guardando la televisione oppure leggendo i giornali, ascoltando la radio, ci meravigliamo, no? Quello ha rubato, quello ha fatto così. Ma se questa gente fa così è perché è un uso e costume nostro? E dell'essere umano. E guardate bene che secondo me non è solo italiano questo uso e costume, ma riguarda un po' tutto il mondo, riguarda l'essere umano, perché questo dipende dal nostro modo di vivere, ma non tanto, ma la nostra cattiveria, dal nostro ego, dipende da tutti quei valori falsi che continuiamo anche a trasmettere ai nostri figli. Cioè oggi se non rubi non sei nessuno. La persona onesta è uno sfigato. Il vostro Saiuz, o tu che mi stai ascoltando, caro ascoltatore, ascoltatrice, siamo degli sfigati se siamo onesti. Eppure lo continuiamo a farlo, continuiamo ad esserlo. Radio Science vive grazie a me, grazie agli amici che collaborano con me, ma non grazie a soldi dati da nessuno, perché noi non prendiamo soldi, non prendiamo sponsorizzazioni, non mettiamo pubblicità, siamo non profit e cerchiamo di dare spazio a tutte quelle voci che la maggior parte dei media non dà. Con questo vi auguro una buonissima serata, una bellissima serata con i programmi di Radio Saiuz e vi ricordo l'appuntamento delle ore 19 con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, è un programma condotto da Massimo Bonella e Alviano Appi. Non so chi è l'ospite, lo capiremo dopo quando ci sarà la trasmissione. E con questo vi lascio l'ultimo brano musicale
e come al solito un abbraccio e un saluto circolare a tutto il condominio di Radio Saiuz. Ugo, vai col brano e vai con la chiusura. Buon ascolto.